tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video. Prima di iniziare con il video vi invito a seguirmi nei miei vari social, che vi lascio sempre qui sopra in pressione. Qua di fianco vi lascio il solito videoclip, se vi fa piacere donarmi qualcosina, la cifra la potete scegliere voi per sostenere il mio canale e a me per ingranarlo sempre di più, ve ne sarei veramente grata. Sotto l'info box vi lascio i soliti miei gruppi e la mia pagina Facebook, se volete andate a dare un'occhiata. Se non sei iscritta o iscritto al mio canale, ti invito a farlo ed attivare la campanellina per non perdere i prossimi video futuri che farò. E sempre, se ti fa piacere, condividere questo video nei tuoi vari social. Ok ragazze, banda alle ciance e ciance alle bande. Come avete capito dal titolo, nuova collaborazione con New Craft Day. Sono veramente contenta perché hanno comunque sempre dei prodotti molto sfiziosi, molto carini, mi piacciono veramente tanto. E vi lascio il codice sconto che è GRETA10, quindi lo sconto del 10%. Sotto l'info box vi lascio come sempre il link diretto che vi porta al sito e il link diretto che vi porta ogni singolo prodotto che vi farò vedere in questo video, quindi sono tre. Allora, cominciamo subito, vi faccio vedere, queste sono tutte cosine che ho scelto io e mi hanno... Allora, queste qui sono tutte delle novità che loro hanno, compreso questo. Questo qui è una tela per quanto riguarda Halloween, loro mi avevano detto scegli un qualcosa per quanto riguarda Halloween, in più scegli un qualcosa per quanto riguarda tele in AB. In AB cosa vuol dire? Vuol dire diamantini aurora boreale, AB aurora boreale, che sono veramente belli. Allora, prima cosa vi faccio vedere questo. Questo è veramente carino, molto sfizioso, mi piace tanto. Sono praticamente i mesi dell'anno. Ovviamente ho scelto il mese di marzo, che è il mio mese. Allora, adesso lo apro. Dove si apre? Da qua. Okay. Vediamo cosa c'è all'interno. Allora, prima cosa, qui ci sta il solito kit, quindi la tavoletta, la cera e la penna. Questa è la catenina appunto per appendere il mese di marzo, appunto il diamond painting sempre, quindi abbiamo il kit. Questi sono i suoi diamantini che sono veramente fighi, eccoli qua, guardate, qui ci sta anche i fiorellini, queste gemme fatte così, i diamantini vabbè soliti, questi brillantinosi però tipo come quelli delle unghie, molto belli. E in più eccolo qua, guardate quant'è carino, di plastica ovviamente. Cioè, molto carino, sfizioso, guardate quanto è bello, ve lo voglio far vedere meglio. Mese di marzo, qua c'è sta il quadrifoglio col folletto, oppure lo gnomo, con scritto March, appunto in inglese marzo, con la nuvoletta e l'arcobaleno. Qua un altro quadrifoglio, qua c'è sta il calderone. No, vabbè, è veramente carino, adesso lo faccio vedere meglio. È veramente bello, mi piace un sacco, è carinissimo. Infatti qui ci va quelle gemme che vi ho detto, qua sicuramente i fiorellini, infatti questa sembra l'erba e qua ci va poi i fiorellini. No vabbè, veramente carino, poi vedete qua ha due buchini che appunto con la catenina lo pendete per così, no? Che la catenina fa questo gioco qua e poi la pendete, no vabbè, veramente carinissimo. Allora, rimetto a posto qua, mettiamo tutto dentro, almeno così non si rompe, non si rovina niente, ecco qua. Ecco qui, quindi il primo l'abbiamo visto. Adesso vi faccio vedere queste due tele. La prima tela è questa. Quella lì che vi dicevo di Halloween. Allora, qui abbiamo il solito kit. Qui è venuto al contrario perché la cera e la penna devono stare davanti, ma va bene. Poi se pure si è spostati col trasporto, col corriere. Abbiamo la solita tavoletta, la cera e il pennino. Questi sono i diamantini di questa tela. Ovviamente i colori, vedete, sono arancione, marroncino, proprio tema Halloween. Poi adesso questi chiudono, non sto a aprire, ma ce ne sono altri. Guardate, bello quel giallo lì. No, vabbè, eccoli. Vedete quante ce ne sono. E questa qui la tela è un 30x40, è veramente carina, veramente, mi piace un sacco. Era boh quella che mi colpiva di più sinceramente, perché se no non è che c'era tante cose di Halloween per quanto riguarda che mi, insomma, che mi avevano colpito. Questa è veramente carina, poi non è tanto sfocata, si vede. Intanto ve la faccio vedere, eccola qua.
eccola. Praticamente qua sotto ci sono tutte le zucche con qualche candela, vedete? Qui ci sta pure la lapide. Poi qui ci sta questa zucca enorme, bellissima. E fuori da questa zucca è carinissimo perché esce fuori il draghetto che c'ha la parte sopra della zucca, perché lui sta dentro, esce fuori e gli rimane la parte della zucca sopra in testa. Qui abbiamo anche questi rametti qua degli alberi. Qui c'è un pipistrello, no, due, no, quattro. Uno, due, sì, tre, quattro. E il draghetto è carinissimo, molto, molto simpatico, cioè. È bellissima questa tela. Bella, bella, bella. Mi è piaciuta un sacco. Adesso anche questo lo andiamo a rimettere a posto, quindi per chiudere fate così, chiudete bene, vedete, e vi ritorna come era prima. Poi lo andiamo a mettere dentro. Ecco qua, l'abbiamo rimessa dentro, perfetto, quindi questa è la prima tela. La seconda è molto bella ed è anche bella grande. Io preferisco le buste, quelle che si aprono per così, perché fate molto prima a mettere dentro il diamond. Allora, avevo scelto questa. Allora, intanto vi faccio vedere. Allora, questa mi piace tanto perché guardate che confezione vi dà. Molto molto bella e molto utile perché vi dà la tavoletta, ok. Poi, oltretutto, qui ci sono quattro cere. La pinzetta, abbiamo anche una punta, perfetto, vedete, qui ci va un sacco, cioè ci va la cera, poi ci va un sacco di diamantini, tipo 9-10. E il pennino, perfetto, bellissimo, fatto in questo modo bianco argentato, col gommino, che questo si mette fino a qui, no? Che così, se questa è dura, non vi fa male, insomma, le dita, quindi questo è morbido a posto, così riuscite bene a maneggiare la penna. E in più ha anche l'altra punta dall'altra parte, che qui potete prendere 5, sì, 5/6 to diamantini. Le pinzette, queste sono comode che potete utilizzarle per prendere i diamantini e metterli dentro la tela. No, vabbè, il kit è veramente completo, mi piace un sacco. E questi sono i diamantini, sono contenta che ci sono le bustine che servono sempre. Come vedete, allora, questi sono i diamantini AB, sarebbe, vedete, sono tutti Aurora Boreale, vedete che hanno questo riflesso praticamente olografico. Vedete, poi ovviamente ci sono anche diamantini normali, classici. Non so se esiste una tela con tutti i diamantini Aurora Boreale, non lo so. Forse per fare stacco fanno sia diamantini Aurora Boreale che diamantini, insomma, normali. E sono veramente bellissimi. Allora, questa qui è la tela. Adesso se riesco, aspettate, mi si è incastrata qua. Aspettate. Allora, ho scelto praticamente questo lupo con segni zodiacali. Solo peccato che è parecchio sfumato. Cioè, si capisce il disegno, perché si capisce. Però, insomma, ah, questo è un 40x40, è bello grande. Però, come vedete, vedete anche qua i simboli cioè, questo sì, si vede che è in toro, questo si vede che è in pesci. Però, tipo questo, non si capisce che segno è. Un po' troppo sfumato, non mi dispiace per questa cosa che comunque è una bellissima tela. Adesso la faccio vedere meglio. Cioè, il lupo si vede che è il lupo, insomma, che c'è la luna. Però con i diamantini lo farà risaltare sicuramente, soprattutto che sono AB, quindi Aurora Boreale, lo dovrebbero far risaltare un po' di più. Ecco, vedete, questo è il lupo. Vedete il disegno, teoria. È così, e quindi del sito mi ha colpito molto, vedete? Solo che peccato che è sfumato, perché lì purtroppo nel sito, se ci sono le recensioni, non ho visto i commenti con le foto, perché io prima di acquistare una tela vedo sempre le recensioni sotto, no? Al prodotto, per vedere se è sfumata o meno, perché se è sfumata io non la prendo e voglio che comunque si vede che è fatta bene. Però questa non è che è brutta, cioè è un po' sfumata, però comunque c'è, cioè, guardate, il lupo si vede, non è che non si vede. Poi ripeto, quei diamantini, sia quelli normali che quelli Aurora Boreale, sicuramente lo farà risaltare di più. Questo è bellissimo comunque, però comunque mi piace molto. Mamma mia, ci sono 40 diamantini.
Devo utilizzare 40 barattolini dove metti i diamantini. Però è molto bella, è bella grande, questo è bello come quadro comunque. Dai, alla fine non mi dispiace, poi ripeto, con i diamantini può essere, fa risaltare meglio il disegno che si vede di più. Io niente ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, vi ricordo il codice sconto del 10% e vi lascio tutto sotto l'info box. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!